quindi se sta arrivando... Sì, e non mi piace. Cosa dobbiamo fare? Sì, ma come dobbiamo comportarci? Dovremmo allora, ripararci? Dovremmo... Ripararci sì, però dobbiamo contare... Sicuramente stare insieme adesso, no? Sì, quello sì, quello ma sì. Non qua. No, no. Ci ha già attaccato una volta, scusa, non ci vado in bocca. Ok. Quindi... Troviamo un posto, raga, credetemi. Ma scusa Paul, se lui sta cacciando qua, noi gli siamo proprio nell'area di caccia. Ok. Quindi leviamoci da qua. Perché ti ha già tirato, arrivano i cani. Rumori, raga, ecco. Sì. E allora andiamo Andiala a portare le vittime. Andiamo da là così. Andiamo, dai. Ok, allora. Portiamo sì, questo sì. Però. Sì. Oh. È un uccello. Ecco, facciamo anche attenzione, se vediamo gli uccelli che scappano vuol dire che stanno arrivando, L'ho pensato anch'io. Vuol dire che sta arrivando. Zero, è vero. Quindi... È vero. Non si mandano segnali anche gli animali. Sì. Poi lì dentro c'è una corda. Ok. Infatti. Pigliamola, va? Facciamo tipo un perimetro. Ci attacchiamo dei campanellini. Okay. Così se passa qualcuno con la corda. Però noi allora ci mettiamo. Dentro. Sì, okay. dentro. Okay. Quella? Ok, tu devi tieni il telefono, io poi la mettiamo. Va bene. Raga. Rumore. Nell'acqua. Attacchiamola. Attacchiamola con l'albero lì. Ok. Allora passare. Ok, noi ci siamo. Fermo un attimo, Simo, fermo. C'è qualcosa lì. Lì davanti? Sì, molto basso. Raga, noi ci siamo messi tutto questo perimetro di corda attorno a noi. Noi siamo dentro e abbiamo appeso un campanellino proprio laggiù. Così se qualcosa muove. Così se... Senti. Esatto, lo sentiamo. Ok. Perfetto. Cacciatore? Io attivo il REM. Ok. Rumore, Paul. Forti. Dove lei ha sentito il rumore dei cani? Grazie. Cacciatore, sei qua? Sposta le foglie. Che immagine è venuta in mente? Sai cosa sembra che stia facendo? Trascinando. Bravo. Vieni? Esci. Mai visto. Sta arrivando. No, ho sentito. Guarda. Esci allo scoperto. Dietro di te, Paul, dietro di te anche. Sta andando in là. Sì, occhio, bravo. Occhio. Mi sento circondato, raga. Occhio, raga, è qua, Continua da lì. Effettivamente è ben... Fitto. Ben fitto. È fitto. È la parte più fitta di tutto il lago. Sei il cacciatore? No, un aerone. No, qua dietro di noi, raga. Ti fai vedere in faccia? No. Anche no. Sei il cacciatore? Raga, non esistono armi nell'aldilà. No. Non ci può sparare, al massimo ci può buttare nel lago. Spintonare. Che freddo. Costa. Costa. Sei il cacciatore? Costa. La costa del lago. Io l'ho intesa così. Beh, certo, è quella. Sull'altra sponda di là. Fatti avanti. No.
Fatti vedere. Tanto ormai sai che siamo qua. Andare. Dove? Là. Senti dove cammina. Vai a vedere se hai tanto coraggio. Dall'altra sponda. Se vuoi andare tanto l'iPhone 12 Pro Max ha un bello zoom. Riesco a zoomare bene. Trovare. Andare, trovare. Paolo, no, ma io stavo scherzando. No, Paul. Sentiti, continuo. No. Raga, io non sono tranquilla. Cosa? Ha fatto anche lui la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Ma cos'è? Non è che magari quella del cane? Paolo ha scritto lotta. Aspetta, Paolo, aspetta. Lotta. Ci fidiamo, lasciarlo andare da solo. Questa voglia sembra di lottare. Tipo? Una bara. Una bara. Porca vacca. Ricordo. Non è che la sua. Paolo, c'è, mi ha detto ricordo. C'è una specie di topo. Non è che la sua. Vai a vedere, Simo. Vai a vedere. Occhio qua, eh. Sì. E quella è la tomba, Paul. Hai visto? Sì. Sì, è strano, sembra. C'è anche un po' di terra tutta fuori. Aspetta che vengo con te, fammi passare solo la recinzione. Guardate che i rumori di là hanno smesso, eh. Paul. Sì, Paul, sei scappato di qua. Sai cosa vuol dire? Ma sai cosa vuol dire? Che è andato là. Da Debbie. Campanellini! Ok, corri. Arrivo! Non trovo il passaggio. Si è mosso il campanellino? Ha suonato. L'ho sentito. Sì. Mi ha fatto liberare. Paolo? Sei tu? Ero io. Okay. Hai scritto? Liberare adesso. Paul. È tutto cintato qua. Mi puoi dire cosa vuoi? Perché cacci ancora adesso e soprattutto perché te la prendi con le persone? Rispondimi. Volevi far vedere probabilmente il tuo valore? Facile. Volevi far vedere quanto vali? Vuoi ancora far vedere quanto vali? E allora rispondimi, anziché nasconderti e fare gli agguati. Che non sono tutti dei cacciatori come te. Quindi non è giocare ad armi pari. Cos'era un urlo? Sembrava, vero? Accadere. Sta accadendo qualcosa adesso?
Non lo so. Io non posso dare conto. Lo so, Paolo, però voglio capire cosa vuole. Sta venendo la notte. È molto pericoloso. E da quello che so io, di notte non puoi cacciare, perché i cacciatori di notte non possono cacciare. No, esatto. Pensiero. Vuoi un pensiero? Cosa vuol dire? Sei stato ucciso? O è morto durante una battuta di caccia? A resistere. Questo è tosto. Che sia morto durante una battuta di caccia? Che magari per errore qualcuno, credendo magari fosse tosto. Però quella parola resistere mi ricorda la seconda guerra mondiale. Sì. Stavo per dirti, ma sembra un soldato più che un cacciatore. Ma magari era un cacciatore. Ah. E che durante la seconda guerra mondiale comunque difendeva i propri territori. Studiare. Ci sta studiando? Beh. Può essere. Comunque è vero, non smesso il rumore di là. Vero? Sì. Nel momento in cui siete andati in là. Forse hai capito che non eravamo nemici. Non eravamo soldati nemici o cacciatori nemici o prede comunque. O magari qualunque altra persona sarebbe magari scappata, io in primis, a parire. Mentre noi andando in là l'abbiamo spiazzato davanti. Davanti. Apparire davanti. Apparire davanti. Lì. Ho capito, ma mi spieghi qualcosa? Perché sei qua? Sei morto qua? Si muove il telefono? Sì, dammi. Cosa, fai delle foto? Sì. Contadino. Contadino, vedi? Allora, come dice Paul, è un contadino che è dovuto diventare, tra virgolette, un... militare in tempo di guerra per proteggere magari la sua terra, se stesso, i suoi cari, non so. Paolo, fotografa un po' in là. In là. Sei morto qui? Mi rispondi? Lì. Lì. Là c'è una costruzione strana. Paolo, gli ho chiesto se era morto qui, okay. E mi ha risposto lì. È morto lì? Oh, porca. Lì? Lì sotto? Cosa vuol dire? Pietà. Un fumo? È in quello specchio lì. Beh, sembra un qualcosa di... pietà. Pietà. L'hanno giustiziato? O l'hanno fatto fuori là? Magari, come dice Fine. Magari lui era nascosto là. Può essere. Ma che roba strana è? Magari non vuole che la gente abbia paura di lui. Magari cerca solo delle attenzioni diverse. Esatto, magari cerca la pietà. Pietà. Noi non abbiamo portato la black box perché abbiamo pensato che fosse uno strumento molto rumoroso, sì. E che quindi non ci avrebbe, certo, permesso di ascoltare. È per questo che stiamo usando il REM. Troppo invasiva sarebbe stata. Aspetto. Aspetto. Io penso che lui, non lo so come sia morto, no, sinceramente non lo so. Ti hanno sparato? Ne ho paura di sì. Sei stato ucciso da qualcuno?
Là? Sotto a quegli alberi? Rumore. Soffrire. Ragazzi, dai, ragazzi. No. Soffrire? No, ragazzi. Ragazzi, è morto là. Io non so se gli hanno sparato o... Probabilmente prima di morire ha anche sofferto, allora. Per forza. Ti ha già anche detto pietà. È vero. Magari chiedeva pietà. Pensa un po', magari ne ha sparato un colpo. Se l'hanno buttato nel lago. Cioè, magari Paul credevano fosse morto, l'hanno buttato. Magari è caduto nel lago e è morto dentro questo lago. Ecco, magari... perché magari la leggenda narra che bla 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 bla. Ci sta. Finirebbe tutto liscio. Sì. Difendere. Vedi, stava difendendo qualcosa. Il suo terreno. Esatto. Il suo territorio. Come facevano tutti i contadini dell'epoca, quando arrivavano i tedeschi. Sì, certo. La resistenza era fatta anche da persone comuni, non solo militari. Il tuo corpo è stato buttato nel lago? Anche essere che non lo vuole ricordare. Bosco. Sai che sto pensando? Bosco. Io non lo so, già ho visto quella roba là, mi ha fatto sputare. C'è un pugno di terra con due pietre messe dentro. Bosco. Raga, allora lasciamo in pace. Tutto da lì, tutto da lì, da sempre. È arrivato da lì. Fin dalla prima volta, quando hai sentito anche i cani. I cani arrivavano da lì, tu hai indicato quel punto lì. È vero. Chissà che non torneremo. Con magari a sto punto strumenti in più. Ma certo. Anche se il suo corpo probabilmente allora è stato buttato nel bosco, non nel lago. Raga, ritiriamo la roba. Sì, anche perché c'è un pezzo da camminare ed è... notte. Sì. Ed è sempre casa sua questa. Ok. Andiamo. Togliamo la porta. Sì.